Buongiorno a tutti, oggi vediamo come creare un alimentatore da garage o da utilizzare per fare diversi esperimenti semplicemente con un vecchio alimentatore di un PC. Vediamo le caratteristiche. È un alimentatore a 300 watt, però che ci può fornire a 12 volt 15 ampere, quindi è un valido alimentatore che possiamo utilizzare per provare delle lampadine, provare altre cose che vanno a 12 volt, se no ci può dare 30 ampere a 5 volt, 28 ampere a 3 volte 3. Comunque rimaniamo focalizzati sui 12 volt, 15 ampere, e quindi sfrutteremo questa tensione per eventualmente fare dei test o accendere appunto delle lampadine o accendere le strumentazioni. Questo è un tutorial per fare un alimentatore a costo zero con un vecchio alimentatore appunto di un computer. Come si può vedere, questo è il circuito principale dell'alimentatore. Ora togliamo via tutti i cavi che non ci servono. Per accendere il nostro alimentatore servono questi fili. Adesso poi bisogna capire quali di questi sono i fili giusti. Comunque il nostro connettore principale, che poi andrebbe sulla scheda madre del nostro computer, e andiamo a isolare in questo caso il filo verde e il filo bianco. Questi due fili qua, solitamente sono questi. Li tagliamo e li teniamo da parte. Dopo ci serviranno per far accendere il nostro alimentatore. Adesso continuiamo a tirar via tutti i fili che non servono, che non ci servono. Cavo verde lo metto a massa
quindi su un cavo nero, lui parte, quindi abbiamo tensione. Andiamo a verificare. Il giallo sono più 12 volt, massa più 5 volt. Il puntale nero a massa. Mettiamo il puntale rosso nel giallo, il nostro cavo verde e lo mettiamo a massa. Ecco lì, abbiamo i nostri 12 volt. Togliamo il cavo verde e l'alimentatore si spegne. Ora andiamo a provare la linea rossa, cioè quella dei 5 volt. Quindi adesso dobbiamo vedere, accendendo col cavo verde l'alimentatore, dovremmo vedere i nostri 5 volt. Eccoli lì. Quindi alla fine tutti questi segnali non ci serve, ci serve solamente il cavo verde per accendere e spegnere il nostro alimentatore. Quindi questi qua li togliamo dal circuito.
Possiamo vedere, i LED funzionano e danno un aspetto un pochino più carino al nostro alimentatore. Ho attaccato al mio cavo esterno ai 12 volt, quindi al cavo giallo un cavo nero, e abbiamo 11,6. Se io ora tolgo questo puntale e lo metto nel cavo rosso, ho i miei 5 volt. Ora, se vado invece a provare nelle due boccole nuove che abbiamo installato, avrò i miei 12 volt.